Fantastico, che bello, dai, spiegateci qualcosa. Questo, dateci 3-4 elementi carini. Questo robot completamente stampato in 3D, quindi questo è un progetto fatto per essere realizzato dai ragazzi delle scuole medie. E ci vorrebbe Greta. Esatto. È completamente stampato con con qualsiasi stampante che le scuole già hanno a disposizione. Quella che stiamo vedendo è una stampante 3D a lavoro, con la quale ricordiamo a tutti i professori italiani: se può stampare tutto. Vuoi stampare un atomo, vuoi stampare un protone, vuoi stampare un acceleratore, vuoi stampare un robot, vuoi stampare le parti del corpo di un essere umano. La stampante 3D, usatela, per favore, non parcheggiatela. Questo che stiamo vedendo qua? Questo qua è proprio stampato con quella. Noi poi forniamo tutto quello che non è possibile stampare, quindi in classe si può realizzare questo robot partendo dai corsi che noi forniamo alle scuole. È un corso, un video girato di 10 ore, più o meno un corso dura 10 ore, i docenti in autonomia possono, quando hanno un po' di ritagli di tempo, seguire questi corsi e riportare questa loro conoscenza agli alunni tramite uno strumento del genere, che non è solo un soprammobile, ma è qualcosa di veramente... Esattamente, hai detto bene, non è un soprammobile, cioè la stampante 3D va utilizzata. È entrata da quanti anni? Forse una decina d'anni nelle scuole? Forse meno, 5? Sì, 5 anni, sicuramente un 5 anni, sicuramente che ci sono. Poi Archimede, lo troviamo come progetto Archimede? Sì, lo puoi trovare www.registroarchimede.it, perché questo partiva come la nostra idea, è partita come un registro per le scuole, quindi dal registro elettronico, poi siamo arrivati a fare tutto bellissimo, 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 ci piace, grazie, grazie.